Buongiorno, ricominciamo a dare gli aggiornamenti. Buongiorno, torniamo a dare con una certa frequenza gli aggiornamenti sulla diffusione del virus nella nostra città, perché rispetto all'ultimo aggiornamento di sabato mattina che riportava i dati di venerdì, oggi riportando i dati di lunedì abbiamo un significativo cambiamento nei numeri, perché passiamo, mi pare, dai 19 positivi della scorsa settimana ai 31 di questa settimana. 31 persone sono positive in questo momento nella nostra città, l'età media delle persone positive è di 37 anni. Di questi 31, 5 sono i minori, sono i 5 degli ultimi giorni, fortunatamente. Arriviamo così ad un numero totale di persone besanesi che hanno contratto il virus a 195, di cui i deceduti sono sempre 34 e l'età media delle persone che hanno perso la vita per colpa del Covid è di 82 anni circa, 81,84 per essere precisi. Sono riuscito a sentire direttamente o avere informazioni in modo praticamente diretto del 70% circa delle persone che hanno contratto il virus e posso dirvi che hanno sintomi lievi o sono addirittura asintomatiche. A tutti mi sono permesso di chiedere come più o meno avessero maturato l'idea di fare il tampone oppure l'attività professionale l'abbia spinti a farlo. Non avevamo più classi delle nostre scuole in quarantena, da questa mattina ne abbiamo una delle medie, tra l'altro è successo proprio mentre ero presente questa mattina alle scuole, perché un ragazzo delle medie ha dovuto fare il tampone perché è recatosi in ospedale e è risultato positivo e quindi, come da prassi, la classe è stata messa in quarantena. Tra l'altro, già da questo episodio i nostri ragazzi potranno far uso chiamiamolo così, della sperimentazione che è attiva presso Carate per i tre comuni della Brianza che sono Besana, Carate e Seregno. Quindi abbiamo la fortuna di rientrare in questa sperimentazione e speriamo che questo possa accelerare i tempi di ripresa dell'attività scolastica in presenza dei nostri ragazzi. Dato il considerevole aumento dei casi, ma al momento non ce n'è bisogno, riattiviamo comunque due servizi che durante i mesi di marzo, aprile e maggio erano stati particolarmente utili, e cioè il servizio di spesa a domicilio e il pronto farmaco, che vale per le persone over 65 o in sorveglianza attiva e Covid positive. Questo perché al momento non ce n'è bisogno, c'è stato solamente un caso di necessità che si è risolto con l'aiuto direttamente di un farmacista, però dato che effettivamente c'è un aumento dei contagi non solo a Besana ma in tutta la Lombardia, in particolar modo nella fascia che va da Milano alla provincia di Monza e Brianza, è come se avessimo la macchina parcheggiata fuori dal garage pronta per partire e iniziamo ad accendere il motore. Un po' di esperienza l'abbiamo fatta, così qualora dovessimo averne bisogno abbiamo la possibilità di accelerare ed essere già pronti. Quindi, finito questo intervento, troverete sulle pagine social del comune e attraverso la lista di distribuzione di WhatsApp del comune l'aggiornamento delle attività economiche di Besana che fanno questo tipo di sostegno alle famiglie che sono o in sorveglianza attiva o Covid positive o che sono over 65 per la consegna della spesa a casa. Ormai i nostri imprenditori si sono formati anche per questo tipo di attività e da parte del comune invece, con l'ausilio della protezione civile sempre fondamentale da questo punto di vista, per il servizio di pronto farmaco. Questo anche perché avendo 31 persone positive e complessivamente 55 persone in questo momento in sorveglianza attiva, vuol dire che la possibilità che qualcuno abbia difficoltà a reperire la spesa o un farmaco magari urgente aumenta. Quindi meglio essere pronti prima. Dobbiamo stare attenti a non essere né allarmisti né negazionisti del virus, dobbiamo essere seri, responsabili e pronti.
ed è quello che stiamo facendo. Un po' di esperienza prima l'abbiamo accumulata e quindi adesso rimettiamo in moto la macchina che avevamo già messo, che avevamo costruito prima, nel caso dovesse servire. Speriamo sempre, ovviamente, di non usarla. Voglio darvi, tra l'altro, due consigli. Perché mi sento davvero di doverveli dare. Il primo è l'attivazione del fascicolo sanitario elettronico. È uno strumento della nostra regione estremamente utile. Vi faccio un esempio: se vi capita di fare un tampone, in questo periodo sta capitando a tanti, nella nostra città e non solo, se non abbiamo il fascicolo sanitario elettronico dobbiamo aspettare qualche giorno per avere l'esito. Invece, se abbiamo il fascicolo sanitario elettronico ci accreditiamo e abbiamo il risultato dopo qualche ora. Addirittura, se si fa il tampone la mattina, spesso si trova il risultato già nelle ore serali dello stesso giorno. Questo vuol dire veramente accelerare i tempi di ripresa anche della vita normale, perché se uno è negativo può tranquillamente tornare al lavoro e ritornare ad avere i contatti con i propri familiari. Il secondo consiglio che vi do, anzi è una preghiera, è di avere più pazienza con ATS. Parlando con le persone positive, qualcuno lamenta il fatto che non vengono chiamate. Queste persone sono incredibilmente oberate di lavoro. Ho avuto modo in questi giorni di parlare con qualcuno di loro e mi ha proprio manifestato la difficoltà nel portare avanti questo lavoro immane, che è quella della ricerca e l'indagine epidemiologica, cioè ricostruire i contatti che una persona positiva ha avuto nelle ultime 48 ore. Ho parlato personalmente con uno di questi operatori che dice, che mi ha proprio detto che il giorno stesso in cui ha sentito me aveva ricostruito, ha fatto un'indagine epidemiologica per un bambino che aveva avuto 200 contatti in 48 ore. Pensate a chiamare 200 famiglie. È davvero un lavoro massacrante ed è uno dei motivi, da quello che ho capito, per cui è stato chiesto alla regione di attuare il coprifuoco che partirà giovedì dalle 23. Infine volevo darvi un altro dato che va a giustificare, in qualche modo, a spiegare le recenti misure che sono state prese, e cioè che nell'ultimo intervento che c'è stato tra noi, i posti letto occupati in terapia intensiva nella regione Lombardia erano 72, oggi siamo 113, vuol dire che c'è stato un aumento di quasi il 50% in pochi giorni. Quindi è indice sicuramente di qualcosa. La regione teme che entro il 31 di ottobre si arrivi a 4.000 ospedalizzati con 600 posti in terapia intensiva occupati. Ciò significa che effettivamente qualcosa bisogna fare, anche perché non siamo ancora nemmeno novembre e l'inverno è lungo ancora. Nel precedente intervento qualcuno aveva chiesto dei vaccini, qualcuno sta telefonando anche in comune. Il punto è che i vaccini verranno ancora consegnati direttamente ai nostri medici di medicina generale. Rispetto agli altri anni ci sarà un intervento del comune, sì, dal punto di vista organizzativo e logistico per la somministrazione dei vaccini. Quando sarà il momento, quando saranno arrivati, quando potremo procedere, spiegheremo il progetto che abbiamo messo in campo con l'aiuto sempre della Protezione Civile, Ordine di Malta e con la collaborazione anche di altri gruppi come gli Alpini. Quindi vedrete che sarà un lavoro importante anche quello per cercare di allargare il più possibile la platea delle persone over 65 che si vaccinano. Voglio vedere se c'è qualche domanda. Ecco sì, il vaccino antinfluenzale lo faremo al centro sportivo, la vaccinazione, perché è la struttura che ci consente di rispettare le linee guida che ci sono state chieste, perché ha lo spazio, ha i parcheggi e perché riusciamo ad organizzare in modo migliore questa nuova esperienza. Sempre sui vaccini, meno male che me ne sono ricordato. Quindi aspettiamo ancora. Vi volevo dire una cosa sui vaccini. Io personalmente lo faccio da 10 anni e ricordo che ogni anno non lo faccio mai ad ottobre, lo faccio più avanti perché il picco dell'influenza si ha dalla seconda metà di dicembre ai primi giorni di febbraio. Quindi dire che il nostro paese è in ritardo, o comunque l'Italia intendo, è in ritardo da questo punto di vista, in realtà no, perché è presto per fare il vaccino. Rischiamo di avere una copertura vaccinale in anticipo che poi non ci copre nei momenti in cui ci serve. Quindi, per concludere, se non ci sono altre domande dirette a cui posso rispondere, ripeto che ci sono 31 positivi attualmente a Besana e l'età media è di 37 anni dei positivi, la mia età. 5 sono minori, 195 sono in totale le persone che hanno contratto
il virus dall'inizio della pandemia, 34 sono i deceduti. E il 70% circa delle persone attualmente positive li ho sentiti direttamente e mi confermano che hanno sintomi lievi o addirittura sono asintomatiche. Dato importantissimo, fondamentale, siamo sempre a 78 le persone residenti in RSA che hanno contratto il virus. Questo è un dato fondamentale perché? Perché per tanto tempo Besana è stata tra i primi comuni della provincia di Monza e Brianza per l'indice, per rapporto tra infetti e abitanti. Quindi ci sfalsava un po' il dato, facendo un confronto con un comune della nostra provincia di dimensioni simili, ancora oggi passiamo da 110 loro, che hanno 17.000 abitanti, e 195 noi, però se scorporiamo il dato dei 78 positivi in RSA, vediamo che ci avviciniamo in realtà moltissimo come dato statistico. Questo per anche tranquillizzare chi scriveva nei giorni scorsi e mi è stato fatto notare che diceva che Besana è uno dei comuni più colpiti. È vero, ma è anche vero che abbiamo tre case di riposo che hanno subito, soprattutto in particolare due, hanno subito una diffusione veramente veemente del virus nei mesi più difficili e adesso però bisogna riconoscere che si sono stabilizzate. E ogni tanto capita ancora qualche episodio, ma è assolutamente sporadico. Tra l'altro ringrazio, lo faccio pubblicamente, le suore dell'Oasi perché ogni qualvolta c'è una novità me lo segnalano con grande attenzione. Cioè, è nato davvero un bel rapporto, sono persone fantastiche. Questi sono i dati, quindi tornerò nei prossimi giorni ad informarvi ancora così puntualmente. Pubblicherò più tardi anche un piccolo confronto tra le curve che abbiamo visto, tra la curva degli ultimi 15 giorni di marzo e dei primi giorni di ottobre. Vedete che pur attestandosi su numeri diversi hanno una tendenza simile. I contagiati in questo momento sono 31, hanno una curva simile, quindi anche questo dato ci fa un po' riflettere. Quindi, come dicevo prima, né allarmisti, senza cognizione di causa, come purtroppo ogni tanto leggo, né negazionisti del virus, ma pronti, preparati e responsabili. Quindi un appello a tutti anche quello di mantenere le buone norme che abbiamo imparato in questi mesi, mascherine, igienizzazione delle mani e distanza. Questa mattina sono stato a scuola, ho visto tanta maturità da parte dei ragazzi delle medie, erano ordinatamente al loro posto con le mascherine, qualcuno mi ha fatto anche delle domande abbastanza tecniche sui trasporti e devo dire che i ragazzi, soprattutto i più giovani, stanno dimostrando veramente un grande senso di responsabilità. C'era un'altra cosa che vi dovevo dire, ma non mi ricordo più. Dopo comunque pubblicherò ancora in modo sintetico i dati di questi giorni e in questo periodo lo farò più spesso. Ah, cosa fondamentale, come avrete capito, per Santa Caterina si fa durissima e quindi noi avevamo già in mente che sarebbe stato difficile, avevamo ipotizzato di spalmare il più possibile la fiera per mantenere una distanza maggiore possibile, tenendo conto delle norme che si utilizzano al mercato. Avevamo immaginato addirittura di una fiera Santa Caterina che partisse dalla stazione fino addirittura il cantiere della rotonda, quello che sta per partire, ma due eventi, quindi il DPCM che vieta le fiere e l'intervento che si rende urgente in via Vittorio Emanuele per il rifacimento della fogna che rischia di collassare, di fatto ci mettono in estrema difficoltà. Sicuramente non ho ancora sentito il Don Mauro, però l'aspetto religioso verrà, spero, confermato. Vedremo se organizzare qualche altro evento, qualcosa sicuramente sulla contro la violenza sulle donne, che cade proprio in quel giorno, però la fiera francamente si fa difficilissima. Noi abbiamo lavorato, pur consapevoli di queste difficoltà, per poterla fare, per essere pronti nel caso si potesse fare, però direi che adesso, con grandissimo dispiacere, immaginatevi con che dispiacere possa dirvelo, però in questo momento la 127esima fiera di fatto diventa di difficile realizzazione. Quindi sì. Col coprifuoco le attività chiuse nel weekend sono i centri commerciali non alimentari. Però aspettiamo ancora il testo, queste sono prime indicazioni, però se non sbaglio il testo non è
quello uscito. La classe in quarantena si è delle medie, però devo dire che la scuola sta gestendo in modo veramente efficace e attento e responsabile la situazione. Mi sono sentito oggi con il Covid manager, ho incontrato oggi la dirigente scolastica, ho visto personalmente anche una classe, i vostri ragazzi, i nostri ragazzi sono davvero attentissimi e quindi vedo che si ritrovano anche le famiglie sui social del comune. Quindi vi saluto e ci rivediamo al prossimo aggiornamento.